È l'unico angolo verde del quartiere 9 via Giordano via Cadore, il giardino di via Argine Panizza, e versa in condizioni disastrose. Da anni i residenti e il comitato di quartiere chiedono interventi al comune. Ci sono panchine rotte e pericolose, tavoli bucati o mancanti, la rete dell'area cani è troppo bassa, le griglie sull'erba sono state sollevate dalle radici degli alberi che impediscono così il passaggio di carrozzine e passeggini, il campo per le bocce è inutilizzabile e il tratto di strada che costeggia i giardini non è asfaltato. Dopo anni di sollecitazioni e richieste di incontri, oggi l'assessore Rodolfo Bona ha effettuato un sopralluogo. L'assessore Bona molto realisticamente ci ha detto che ovviamente tutti questi interventi non possono essere affrontati avendo un budget molto limitato. Quindi come primo intervento, senz'altro, verrà sostituita questa rete dell'area cani. Però non ha escluso che tutti questi interventi possano essere inseriti in un progetto globale di riqualificazione di tutto il giardinetto, trovando magari altri fondi da altre fonti, insomma, perché la disponibilità del comune è per ora limitata. Nel dettaglio la situazione prevede alcuni passaggi. Verrà stilato un preventivo e quindi in base al preventivo e al loro budget vedranno cosa soddisfare. È stato fatto anche un esposto sottoscritto sia dal comitato che dai residenti. Abbiamo quindi richiesto un intervento maggiore delle forze dell'ordine, particolarmente alla sera, perché alla sera si manifestano questi disturbi della quiete pubblica, questi vandalismi. Sono anni che chiediamo queste cose, sperando naturalmente all'inizio seguano altri interventi.